No, oggi non voglio vendere la frutta. Oggi voglio aiutare i maschi a fare una diagnosi precoce del tumore del testicolo. Come sappiamo, il tumore del testicolo è un tumore che tocca i maschi prevalentemente tra i 16 e i 35-40 anni e che oggi può essere diagnosticato da soli a casa propria e curato in maniera precoce con successi terapeutici straordinari. Come sappiamo, nel nostro scroto noi abbiamo due gonadi, due testicoli, due organi che hanno una consistenza più o meno come questa arancia. Se durante la nostra doccia o la nostra igiene quotidiana, palpando un testicolo, dovessimo per caso trovare qualcosa che non ha una consistenza dell'arancia, ma ha una consistenza come questo picciolo, quindi una consistenza ben più dura rispetto alla consistenza dell'arancia, ebbene è sufficiente portare il testicolo a vedere da un urologo per far fare rapidamente un'ecografia, un prelievo di sangue per studiare alcune sostanze e fare una diagnosi il più precoce possibile di una neoplasia del testicolo. Oggi la neoplasia del testicolo è uno dei tumori che si cura con maggiori tassi di sopravvivenza a 5 e 10 anni. È chiaro che prendere in anticipo una piccola lesione permette addirittura di risparmiare il testicolo. Arrivare quando questa lesione si è estesa a comprendere già due terzi o la totalità del testicolo, ahimè, costerà il sacrificio dell'organo. Gli urologi fanno anche questo, ma possono fare molto altro per la vostra salute.